Il Consiglio Comunale odierno si è aperto proprio con una sorta di assemblea con tutti voi dipendenti dell'Ipersimpli. Cosa ne è venuto fuori? Allora, abbiamo avuto un grande appoggio, l'avevamo capito sabato che la città c'era, che il nostro comune c'era e oggi abbiamo avuto la conferma perché stamattina siamo arrivati e ci hanno accolto tutti a braccia aperte, quindi ci siamo sentiti veramente importanti, cosa che avevamo perso un attimino negli ultimi giorni perché cioè il mondo ci è caduto addosso. Stamattina è arrivata una grande botta d'adrenalina, come si dice, perché il sindaco, ma tutti i consiglieri, tutte le forze politiche, destra, sinistra, centro, erano tutti con noi, sono tutti con noi, quindi ci sentiamo più forti, ci sentiamo forti e fiduciosi. Purtroppo verso l'azienda non abbiamo uno spiraglio roseo perché ad oggi non abbiamo nulla, sul tavolo delle trattative non c'è nulla, arrivano delle buone notizie dalla regione, dalla provincia, dal comune, tante proposte. Purtroppo l'assenza è solo della nostra azienda, non sappiamo quali sono le proposte, quali sono le offerte per noi, tranne che il trasferimento. Noi ci crediamo, siamo fiduciosi, stiamo qui per combattere. Giovedì ci sarà un tavolo tecnico che però ancora non è ufficiale, è ufficioso. Per noi quel tavolo tecnico sarà molto importante. Ci crediamo, speriamo che finalmente l'azienda metta su quel tavolo tecnico delle proposte serie, concrete, fattibili, comunque che metta qualcosa, perché tra 19 giorni il punto vendita chiude, quindi vorremmo delle proposte concrete, speriamo perché noi ce lo meritiamo, se lo meritano le nostre famiglie, se lo merita Teramo, ce lo meritiamo tutti. Comunque sia, è stato aggiunto un ordine del giorno proprio in questo Consiglio Comunale che vi riguarda. Tutti sono convinti di potervi dare una mano o con una riconversione o magari chiamando un'altra società importante ad investire su Teramo. È un documento dove appunto si chiede innanzitutto lo slittamento della chiusura dal 30 di settembre, anche se non è fattibile perché il supermercato è vuoto, cioè noi ci rendiamo conto perché noi stiamo continuando ad andare a lavorare con la morte nel cuore, ma ci andremo fino all'ultimo giorno. E quindi loro chiedono uno slittamento più che altro per darci la possibilità di vedere che cosa dobbiamo fare. A tutt'oggi non sappiamo dove andare a lavorare il 1° ottobre. E poi si chiedeva un tavolo tecnico, sindacale, sindacati e istituzioni insieme, perché solo camminando insieme potremmo arrivare ad un giusto obiettivo. Cerchiamo, il Comune punta molto, crede molto su questo, noi è per noi fondamentale avere a fianco le istituzioni, quindi vogliamo che questo tavolo tecnico innanzitutto parta subito, cioè giovedì deve partire il tavolo tecnico e spero che si riesca a farlo insieme a sindacati, istituzioni e soprattutto l'azienda, che a tutt'oggi ancora non arriva.